Allah yok ya Allah ya Allah ya Allah değilsin

Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è mercoledì 18 ottobre, sono le 8.05, e questa mattina siamo in collegamento con Paolo Borgognone ciao Paolo, come va oggi? Buongiorno Riccardo, grazie, grazie per l'invito. Va bene, eh, siamo un po' naturalmente eh, preoccupati per quello che sta accadendo, e ne parleremo. Insomma, sono momenti abbastanza delicati. Ecco, direi anche. Anche scioccanti per molti aspetti. Abbiamo intitolato questa puntata Ora si rischia davvero. Allora, Paolo, analizziamo quello che è accaduto all'ospedale di Gaza e vediamo anche le ripercussioni e l'escalation che potrebbe ora esserci. Iniziamo. Iniziamo, Paolo. Ah, certo. Pensavo stessi per mandare un video, perdonami. E, beh, quello che è successo è stato un attentato, un attacco eh, a un ospedale civile, dunque a un'infrastruttura civile che ospita persone incapaci di potersi difendere e in condizioni di salute eh, precaria, per cui persone in difesa, ecco, deboli, eh, che sono state massacrate. Ci sono più di 1100 morti. Un attentato vendicativo che ha colpito le, una struttura appunto che non è in alcun modo classificabile come obiettivo militare. Eh, Israele aveva già eh, annunciato che avrebbe eh, compiuto una reazione non proporzionata rispetto all'attacco subito e queste sono le conseguenze. Eh, naturalmente poi ci sono stato il solito rimpallo di accuse. No? Eh, Israele dice che si è trattato di un razzo eh, della Jihad Islamica. La Jihad Islamica è un partito politico eh, palestinese della resistenza, religioso, e un razzo in, male indirizzato, un errore, un lancio sbagliato che ha centrato questo obiettivo. Eh, mentre invece eh, i palestinesi sostengono che si tratta di un attacco israeliano diretto. Però il fatto che la, comunità, la cosiddetta comunità occidentale abbia eh, condannato questo attacco eh, fa pensare che l'attacco sia effettivamente arrivato eh, dall'esercito israeliano, perché la comunità occidentale, solitamente, è molto restia a emettere eh, giudizi eh, critici nei confronti dei suoi alleati. Se questa volta eh, ha detto chiaramente di condannare questo attacco e eh, di ritenere questo attacco, bontaloro, eh, lesivo del diritto internazionale. Beh, si si, questo da questo si evince che effettivamente l'attacco è venuto da, da quella parte lì. Eh, e la comunità occidentale si è trovata spiazzata, perché ora si trova nelle condizioni di dover obtorto collo, difendere un, un alleato che sta. Diventando per molti aspetti sempre più incomodo, per non dire effettivamente scomodo. E, ma ci sono anche altri dati, insomma, in una settimana di bombardamenti, Israele, questo è innegabile, al di là del il rimpallo delle responsabilità su questo non ci può essere, ha sganciato eh, sulla striscia di Gaza, che è un territorio molto ridotto dal punto di vista delle dimensioni ed estremamente popolato, ci sono 2 mila persone, di cui. Buona parte, eh, direi la parte, la parte, quasi la metà, ecco, persone molto giovani o addirittura bambini. Eh, ha sganciato 6.000 bombe su un territorio che ha una densità abitativa di 6.500 abitanti per chilometro quadrato, una delle densità abitative più elevate al mondo, per cui un territorio densamente popolato, un territorio dove è facilissimo colpire dei civili, e ci sono stati già. 6.000 bombardamenti, 6.000 bombe sganciate su un territorio così piccolo, sono molte più bombe di quanto la Russia abbia sganciato sull'Ucraina, che invece è un territorio molto più vasto e molto meno popolato dal punto di vista della densità abitativa rispetto alla striscia di Gaza in un anno e mezzo, dunque eh, quasi due ormai, per cui eh, l'attacco è stato di proporzioni spaventose e ha colpito. I civili ci sono 2.800 escluse le vittime di ieri sera eh, prima dell'attacco di ieri sera all'ospedale civile di gaza ci sono state già 2.800 vittime civili di questi bombardamenti eh, di cui varie centinaia bambini e eh, poi c'è stato un altro fattore che secondo me è interessante da verificare da, da, da anzi da divulgare ecco perché è verificato ma da divulgare e Israele ha imposto l'evacuazione della parte nord della striscia di Gaza. Si tratta di eh, migliaia di persone che devono lasciare le loro case tassativamente perché dice Israele: Qui cominciamo poi a bombardare, vi diamo un ultimatum: se non ve ne andate siete responsabili eh, di quello che può accadervi. Ma questo è stato giudicato. Questo, eh, questo questa imposizione allo sgombero abitativo della parte nord di Gaza è stato giudicato dalla, addirittura dall'ONU, che non è di certo un'organizzazione sovranazionale antisemita. Ecco, mi si passi questa chiosa: è stato giudicato come un crimine contro l'umanità, perché si tratta di eh, un trasferimento forzato di popolazione, cosa che è contrarissima al diritto internazionale. Non, ti si, non si può dire a una comunità eh, insediata su un territorio di sua pertinenza, di sua appartenenza, e vattene perché io tra cinque giorni, cinque minuti, due ore e qui arrivo, bombardo e spiano tutto e chi rimane è responsabile della su, del suo destino perché io l'ho avvisato e gli ho detto di andarsene per tempo. Assolutamente no, perché chi, ri, chi abita lì lì ha i suoi beni, le sue cose, eh, la sua vita, significa eh, distruggere tutto quello che questa persona ha e mh, sradicarlo completamente e poi naturalmente spellerlo eh, da quello che è il suo territorio di appartenenza. Il leader de uno dei leader della resistenza laica palestinese, Mustafa Barghouti, che è il leader di un partito che si chiama Iniziativa Nazionale Palestinese, eh, ha detto chiaramente che a, a suo parere, ma credo che sia verificata questa cosa e che sia anche eh, la paliziana quasi, l'obiettivo degli israeliani è quello di eh, cacciare definitivamente i palestinesi da Gaza. E, e per farlo si utilizzano, dice Barghouti, eh, queste armi che sono la fame, la sete e no, il bombardamento. No, L'obiettivo degli israeliani è ben altro perché non è solo quello, stanno alzando l'intensità e il livello anche dello schifo perché davvero fare una cosa del genere è terribile e secondo me quello che stanno cercando è di alzare un polverone a livello globale, Paolo, perché ovviamente certo. sai questa notizia è rimbalzata ovunque, ci sono già state proteste, scontri e capiamo bene che forse l'interesse è proprio quello di... Realizzare questa situazione, cioè un grandissimo polverone globale e aspettare allora, che succeda sì, qualcosa per giustificare poi azioni. Certo, questo sicuramente. Eh, però Barguti parlava prima che accadesse il bombardamento sull'ospedale civile no? e si riferiva al taglio del, della corrente elettrica e dell'acqua, perché poi si dice: l'acqua è stata ripristinata. Beh, ma i bombardamenti hanno danneggiato le condutture. E, e l'acqua non è stata ripristinata perché l'acqua che oggi eh, viene fornita eh, dalla rete idrica di Gaza non è potabile perché i bombardamenti l'hanno resa praticamente piena di metalli. Chi se la può bere, quell'acqua lì? Chi la può utilizzare, quell'acqua lì? Vorrei sapere se i giornalisti occidentali, anche italiani, che nelle trasmissioni del mainstream affermavano che eh, era giusto tagliare l'acqua a Gaza, eh, oggi berrebbero l'acqua di, di Gaza. Ecco, insomma, eh, ecco, per, per dire, la no? Angelica ci scrive, ho visto ieri su un sito pertinente che la gente palestinese ormai non vuole più sfollare, visto che comunque i buoni li bombardano anche negli ospedali. Tanto vale morire in casa. Tu pensa che bella situazione, Paolo. Certo, ma poi, poi ieri sera è accaduto questo ulteriore passo dell'escalation e come hai detto tu, questo è, è chiaro, sono d'accordo, l'ulteriore escalation è appunto finalizzata ad alzare l'asticella della tensione, perché ed ecco il polverone globale, ovvero eh, adesso altri stati e eh, eh, soggetti anche attori statali e eh, non statali, ma comunque vicini a Israele, come ad esempio l'Iran o, o Hezbollah, eh, hanno chiaramente condannato con tutta la loro forza questo attacco e eh, non è escluso se la situazione dovesse ulteriormente precipitare verso l'escalation, non è escluso un loro eh, ingresso nel, nel, nel lagone bellico, per cui lì tutta l'area, tutta quell'area rischia, come hai detto giustamente tu, di infiammarsi e di infiammarsi ulteriormente e di eh, creare. Eh, ulteriori tensioni e ulteriori crisi a livello internazionale. Ma credo anche che questa situazione sia stata eh, volutamente aizzata anche da chi ormai si è reso conto di aver perso la guerra in Ucraina, cioè gli Stati Uniti, gli Stati Uniti stanno continuamente gettando benzina sul fuoco e ora per dover in qualche modo evitare di giustificare di fronte all'opinione pubblica mondiale. Il fallimento della guerra che hanno scatenato in Ucraina, che hanno finanziato in Ucraina e che stanno finanziando tuttora, ma che non è andata a buon fine come evidentemente prevedevano, sbagliando, ecco per evitare di giustificare tutto questo debbano spostare l'attenzione dell'opinione pubblica eh, su un obiettivo ancora più grosso e ancora più scioccante a livello internazionale, perché altrimenti si troverebbero nelle condizioni di dover spiegare all'opinione pubblica mondiale perché tutti questi investimenti molto lucrosi che hanno fatto in Ucraina eh, ormai da anni a questa parte sono andati in fumo e come mai questi investimenti siano andati in fumo e siano stati effettuati eh, nonostante ci siano state delle opposizioni anche di tante persone, opposizioni eh, popolari eccetera che eh, erano contrarissime e che poi avevano ragione per cui oggi invece che am di ammettere per non dover ammettere la sconfitta il fallimento e dunque eh, anche eh, l'insensatezza, l'avventatezza di, di quel tipo di gestione della, della crisi eh, russo-ucraina, una gestione prettamente muscolare e eh, votata a, al finanziamento de, di una delle parti nel conflitto, il finanziamento massivo anche in, in uomini, in, sì, forse anche un po' in uomini, ma soprattutto in mezzi, in dollari: beh, devono spostare l'attenzione dell'opinione pubblica e quale eh, occasione migliore che non eh, l'escalation nel vicino Medio Oriente, che ripeto può allargarsi, eh, a meno che non si arrivi, grazie alla mediazione di attori internazionali come ad esempio la Russia, la Cina, determinati paesi dell'America Latina, eccetera, eh, non si arrivi a una de-escalation. Ma l'unica de de-escalation possibile è quella eh, che prevede eh, la rinuncia da parte di Israele di invadere via terra Gaza. Questo è l'unico modo per cui si può arrivare all'escalation. Il resto eh, è quello che abbiamo visto e che ora stai doverosamente giustamente mostrando in queste, in queste immagini, ovvero eh, la, il continuo massacro di una popolazione e il gettare continuamente benzina sul fuoco. Va anche detto che al, in, per quanto riguarda l'opinione pubblica internazionale, anche in Occidente, ma soprattutto nel mondo eh, islamico, il mondo musulmano, tutto questo ha suscitato uno sdegno radicale, tant'è vero che ci sono state molte manifestazioni sia nei paesi musulmani che nei paesi occidentali eh, per chiedere la fine di questa, di questa escalation e il riconoscimento del diritto del popolo palestinese a una patria e a una eh, sovranità e alla, e alla sua... Eh, sicurezza e, e, alla sua, e alla vita del suo popolo, che invece viene trattato come, come vediamo in queste immagini. La folla tenta di assaltare l'ambasciata israeliana a Daman e poi ci dicono anche, qui è il fatto quotidiano, che infiamma, il bombardamento ha infiammato il mondo arabo. Proteste e scontri dalla Turchia alla Tunisia. Il bombardamento dell'ospedale di Gaza, dove si registrano centinaia di morti e noi diciamo 1100, infiamma il mondo arabo. Martedì sera ci sono state alcune manifestazioni spontanee partite in diverse città di almeno tre paesi in seguito alle notizie della strage consumatasi alla Al-Ali Arabi Baptist Hospital di Gaza, struttura in cui si erano rifugiate molte famiglie. Hamas ha accusato del raid Israele, mentre l'esercito di Tel Aviv ha respinto le accuse, attribuendo la responsabilità alla Jihad islamica. Il gioco delle tre carte, Paolo. Una strage che è destinata a inasprire ulteriormente il clima, come dimostrano le proteste e gli scontri verificatisi in diversi stati. A Istanbul sono state migliaia le persone che hanno manifestato davanti al consolato israele dopo che hanno iniziato a diffondersi le notizie del raid. Una manifestazione già programmata si è svolta anche a Teheran. Tensioni sono registrate anche a Tunisi tra manifestanti pro Palestina e polizia. I dimostranti hanno tentato di marciare verso la sede dell'ambasciata di Francia, ma sono stati bloccati. A Daman, capitale della Giordania, per protestare contro l'esplosione dell'ospedale, diversi video su Twitter mostrano una folla inferocita che circonda l'edificio e cerca di farvi irruzione. Mettiamo questo video che arriva da Barcellona, Paolo, e poi vorrei un tuo commento.

Questi sono scontri tra manifestanti filo-palestinesi e la polizia di Barcellona. Cioè, Ci rendiamo conto cosa. Cioè, se facciamo un paragone con le nostre manifestazioni, quando protestavamo noi per i nostri diritti, sai, in maniera civile, adesso ti rendi ben conto invece di cosa può accadere. Vai, Paolo. Beh, queste sì, sono tensioni che sono state accumulate nel corso di più di 70 anni e che oggi trovano. Una, un momento di escalation, di esplosione che eh, di fatto riportano eh, alla luce e eh, evidenziano con tutta eh, la loro eh, crudeltà e anche con la loro crudezza di, delle immagini eh, 70 anni di storia di quella che lo storico Ilan Papé, lo storico israeliano. Ebreo israeliano Ilan Pappé ha definito la pulizia etnica della Palestina in un libro bellissimo che è stato pubblicato anche in italiano pochi anni fa. E eh, che è costato a Ilan Pappé l'espulsione dall'università israeliana in cui insegnava. Ecco, ma eh, occorre spiegare le radici anche un po' di questo conflitto, di questa escalation recente. Perché quando. Uh, ad esempio, in televisione si dice che eh, eh, Hamas sarebbe, sarebbe i palestinesi come le Brigate Rosse stavano eh, agli italiani. Ma è fondamentalmente sbagliata questa cosa: è storicamente fuorviante. Un professore di liceo boccerebbe l'alunno, lo studente che all'interrogazione dicesse questa cosa. Perché eh, perché Hamas non è un'organizzazione terroristica come potevano essere le brigate rosse, formata da uno sparuto nucleo di militanti attivi con un consenso popolare ridotto eh, a qualche migliaio di persone su un paese come l'Italia, già all'epoca di più di 50 milioni di persone. Non è così. Hamas è il legittimo rappresentante politico, in questo momento storico, della maggioranza dei palestinesi. Perché Hamas è innanzitutto una, è la, filiale, poi, sì, è la filiale palestinese della, dei Fratelli Musulmani, per cui si rifà all'Islam politico. Non è neanche troppo vicino all'Iran, perché i Fratelli Musulmani e l'Iran sono due cose molto diverse. Hamas è più vicina alla, alla Turchia, per fare un esempio. Perché in Turchia attualmente c'è al potere un partito, l'HP di Erdogan, che è molto vicino ai Fratelli Musulmani, ed è vicino al Qatar. Perché il Qatar è uno tra i principali finanziatori, contrariamente all'Arabia Saudita, a livello internazionale, dei Fratelli Musulmani. Infatti, il Qatar ha condannato l'attacco israeliano nella maniera più assoluta, e la Turchia pure. E la Turchia pure. Qualcuno, come ad esempio l'analista francese Thierry Messan, dice addirittura che la Turchia potrebbe essere la vera longa manus di questa sollevazione di Hamas, più che l'Iran, la Turchia. Ma eh, a parte questo, eh, Hamas nel 2006, quando sono state convocate le uniche, per ora uniche, elezioni per il Consiglio legislativo palestinese, cioè per il Parlamento palestinese, ha vinto. Ha preso il 44% dei voti. Mentre il suo più diretto rivale, al-Fatah, cioè il partito della resistenza laica, quello di Arafat, per intendersi, Arafat era già morto all'epoca, ma quella dell'attuale presidente dell'autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas. Detto Abu Mazen aveva preso il 41% e poi dietro erano arrivati altri partiti laici. Ma Hamas aveva vinto le elezioni e perché ha vinto le elezioni Hamas? Perché Hamas si è presentato all'opinione pubblica palestinese come l'unico rappresentante degli interessi della resistenza, mentre e questa opinione pubblica, questo elettorato palestinese, considerava già all'epoca Al-Fatah, cioè l'organizzazione eh, leader dell'OLP, quella a cui aveva fatto riferimento la comunità, il popolo palestinese per decenni, come ormai un'entità completamente corrotta in mano. Agli Stati Uniti e a Israele, e allora hanno votato per l'unica forza politica che si è proposta come alternativa rispetto a, ad Al-Fatah. Più che Brigate Rosse mi ricorda un po' la storia del 5 Stelle. Hamas è, è un'organizzazione un che è nata nel 1987 eh, come eh, alternativa. E in questo caso anche alternativa anche finanziata eh, dal Regno Unito, dalla Turchia, da Israele stessa, come alternativa, eh, diciamo così, eh, quietista alla resistenza laica dell'OLP. Perché Hamas nel 1987, in quanto eh, espressione della fratellanza musulmana e dell'Islam politico, diceva la priorità non è eh, la resistenza armata contro Israele, bensì l'islamizzazione della società palestinese, mentre invece eh, l'OLP lo al-Fatah in quel periodo storico diceva altre cose, diceva no, la, la priorità è raggiungere l'indipendenza della Palestina. Poi Hamas ha cambiato opinione, cioè è diventato un movimento di resistenza anche armato perché ha un esercito, le brigate Zedin al-Qassam, e dopo il 1987-93, cioè nel momento in cui si è verificata la prima intifada. Da lì ha cambiato. Poi, durante le, eh, le, primavere, eh, arabo, le primavere arabe, eh, Hamas si è però schierata, in quanto espressione dei fratelli musulmani, con ehm, i, gli avversari della Siria, con eh, i, i ribelli siriani, pur avendo il suo quartier generale eh, a Damasco. Per cui è molto complessa la storia di quello che accade in, in, in Palestina e nel vicino Oriente. Non dobbiamo neanche fare l'errore, intanto ho visto un commento molto azzeccato, molto giusto. Hamas vuol dire zelo ed è l'acronimo di eh, una parola che può essere letta come zelo, ma anche come Arakat al-Mukawama al-Islamia, cioè movimento di resistenza islamico. islamico. E, ehm, e appunto sì, è nata da avvocati, medici, intellettuali, donne eh, e anche mh, appunto, pensatori mh, musulmani importanti di quella, di quella zona. E mh, stavo dicendo, mh, scusa, ho un attimo perso il filo, comunque, che ehm, ecco, non dobbiamo neanche fare l'errore di giudicare, di valutare il mondo, musul il mondo medio orientale come diviso in cristiani, ebrei e musulmani, perché è qualcosa di ancora più complesso. All'interno di queste tre religioni... Cristianesimo, ebraismo, Islam ci sono un sacco di confessioni, cioè ad esempio i musulmani del Medio Oriente si dividono in sunniti, eh, e all'interno del mondo sunnita c'è ancora una vasta divisione interna tra i, i sufi, eh, i wahhabiti, i salafiti, eh, eccetera, eccetera, sciiti. Ma all'interno degli sciiti c'è ancora una divisione a sua volta con gli alawiti, ad esempio, che sono una, una branca eterodossa dello sciismo. Ad esempio il presidente siriano Assad è un alawita. I drusi, no? I drusi, che hanno un insediamento importante nella Siria meridionale, a Sveida, e sono anche molto attivi in Libano. Poi all'interno anche del mondo cristiano ci sono divisioni nel Medio Oriente, anche all'interno del mondo eh, ebraico. Ad esempio in Israele non sono tutti favorevoli a quello che sta succedendo e a quello che Israele sta facendo in, in, a Gaza. Ci sono anche lì divisioni, ma la stessa società israeliana è divisa tra schienaziti, sefarditi, che sono quelli di origine spagnola, eh, Fa la Shah, che invece sono gli etiopi, che sono al più basso grado della scala sociale purtroppo in Israele, ma sono ebrei più scuri di pelle, sono di origine etiope, e, e per cui anche lì ci sono delle divisioni. Le stesse guerre di Israele molte volte sono state scatenate proprio per cercare, dal punto di vista da parte del governo israeliano, di tenere unita una società, quella israeliana appunto, che altrimenti cadrebbe a pezzi e esploderebbe sotto il peso delle sue numerose e molteplici contraddizioni. Dunque gli israeliani, per molti aspetti, hanno bisogno di un nemico esterno per potersi compattare socialmente, visto che sono molto divisi. Tant'è vero che fino a pochi giorni prima dell'attacco di Hamas... In Israele eh, c'erano proteste, manifestazioni antigovernative, caos politico sociale insomma, eh, una situazione destabilizzante autodestabilizzante e non è la prima volta che questo accade devono votare molto spesso in Israele anche perché non riescono mai a mettersi d'accordo eh, per formare dei governi stabili anche se ultimamente Netanyahu è un po' il padrone della politica israeliana ma per dire che queste eh, complessità questa complessità del mondo vicino e medio orientale a mio parere deve essere sempre tenuta presente per evitare di commettere l'errore di banalizzare o di ehm, eh, così, fare valutazioni superficiali rispetto a quella che invece è una realtà non solo complessa ma anche molto contraddittoria. E pensa a un paese come il Libano. Poi ti lascio subito la parola, scusa se ho parlato troppo. Un paese come il Libano, il Libano, è per eccellenza il mosaico. E il caleidoscopio di tutte queste diversità e di tutte queste contraddizioni, tutte queste complessità etno-confessionali presenti nel Vicino Oriente. Tant'è vero che quando c'è una crisi politica estrema in quest'area si parla di libanizzazione. Il Libano è stato un paese in guerra civile per un decennio e che ha trovato un, una sorta di equilibrio fragilissimo e che viene messo in discussione. Più volte anche che viene eh, ribaltato, più volte che viene eh, alterato, ma solo nel 1990. E prima era considerato un paese fiore all'occhiello, ma poi naturalmente le contraddizioni sono emerse. Non hanno apprezzato tra i commenti la somiglianza, la similitudine tra 5 Stelle e Hamas. Pinuccia ci ha scritto che a volte faccio dichiarazioni idiote. Ovviamente lo dice una che crede ancora nel 5 Stelle. Io ti dico una cosa Paolo, io non ho mai creduto in quel movimento e ci sono delle similitudini molto grandi secondo me. È un movimento che doveva combattere una certa elite in realtà veniva finanziata dalla certa elite. Ha preso dei consensi altissimi creando davvero un movimento che sembrava davvero potesse portare a qualcosa di nuovo e poi in realtà ci ha portato dentro al binario che il sistema aveva previsto per noi, un po' quello che Hamas probabilmente sta facendo. Ma tutte queste, ovviamente, sono congetture, sono ipotiche che noi stiamo facendo. La verità la sanno, ovviamente, i protagonisti di questa situazione. Però delle similitudini ci possono essere. Allora, il Movimento 5 Stelle è un partito europeo. Non che nasce già in un determinato modo come antipolitica, antipartito. Insomma, io tra l'altro ho fatto anche in passato dei libri in cui ho, tra le altre cose, parlato anche de di questi attori politici della protesta popolare europea, tra cui ho inserito anche il Movimento 5 Stelle, ma pensa che io già nel 2017, per cui in tempi non sospetti, defini in un mio libro il Movimento 5, che si chiama tra l'altro Generazione Erasmus. Parla anche parla soprattutto di questioni politiche, ecc. Il Movimento 5 Stelle come il gatekeeper perfetto era il 2017. Per, perché spiegai la genesi storica, le origini, i propositi politici, e la, ehm, e la, la demografia e la sociologia elettorale del Movimento 5 Stelle e arrivai a questa conclusione: è il gatekeeper perfetto. Il 2018, il governo giallo-verde, le elezioni, il, il cosiddetto tradimento del Movimento 5 Stelle, doveva ancora avvenire, lo dissi l'anno prima. E perché? Perché non, non ebbi mai fiducia nel Movimento 5 Stelle? Perché secondo me il Movimento 5 Stelle, eh, appunto per come si presentava, per la sua sociologia elettorale originaria, per le sue caratteristiche ideologiche, per il suo modo di presentarsi all'opinione pubblica, per, la sua, eh, per le sue anche eh, così, posizioni politiche, eccetera, già si delineava come un gatekeeper. Io queste cose le ho um, chiaramente dette già con, con largo anticipo e, e, um, e le rivendico, tra l'altro, credo di aver, avuto, di aver avuto sommamente ragione, però. Uh, attenzione erano già visibili appunto all'epoca se anche uno come me che non è eh, chissà chi riusciva in qualche modo eh, a, a scorgerle ecco. Sì e, ma credo... quelli che erano all'interno non se ne accorgevano ovviamente a noi è bastato fare due clic per capire chi c'era all'interno della casa dei già associati capire un po' anche eh, la visione diciamo storica, politica ma le amicizie soprattutto che aveva Beppe Grillo abbiamo visto poi l'evoluzione che hanno avuto ma secondo me L'atto più importante era proprio quello della Casaleggio Associati, cioè i soci che avevano, che erano riconducibili a quell'establishment che davvero dovevano combattere. Cioè purtroppo hanno creato una, distorsio una distorsione, un cortocircuito, hanno creato un caos totale, hanno spostato molti voti che non torneranno mai più. Bravissimo. Ovviamente tanti hanno detto, beh, sai che c'è, io non andrò mai più a votare, quindi capiamo il danno clamoroso che hanno fatto. Cioè, ma dico già di il Dio... fatto che ci sia ancora persone che li votino per carità sarà per la cioè, di cittadinanza, per altre cose sicuramente, ma è stata la una follia totale. Cioè, a, una a me bastò una dichiarazione: bastò una di dichiarazione di Beppe Grillo che nel 2013, Beppe Grillo, nel 2013 disse: 2013, eh, eh, disse Se eh, meno male che la gente ha votato per noi perché noi siamo se non avesse votato per noi. Eh, se non ci fossimo stati noi a raccogliere quel, quel dissenso e a orientarlo no, a un, in quel modo ci sarebbe stato un, un, un partito veramente rivoluzionario ci avrebbe vinto un partito veramente rivoluzionario se non ci fossimo stati noi a drenare il dissenso verso lì di più tranquilli a me infatti abbiamo visto come ci davano visibilità in televisione, come ci trattavano sui giornali, che evidenza ci davano soprattutto e hanno portato decine di migliaia, quasi centomila a Roma alla fine tra filetto tre fascisti eh, in croce, hai capito? Purtroppo è così cioè il 5 Stelle invece veniva infattizzato venivano portati eh, in prima serata e capiamo insomma come lavorano torniamo sulla situazione tra Israele e Palestina ti mostro le immagini che arrivano dalla Turchia e l'assalto al consolato israeliano <coughs>

Siete pronti a ballare, ragazzi, anche qui in Italia con i milioni di arabi si alzano ancora un po' di più l'asticella. Cioè, ti rendi conto, Paolo? Cioè, altro che la missione: la polveriera clamorosa, l'Europa è l'apertura del vaso di Pandora, questo letteralmente. Ma a mio parere, e lo ripeto, è il frutto della sciagurata strategia occidentale di sostegno incondizionato. Prima alla guerra in Ucraina contro la Russia, che ha portato un fallimento totale e ora è stata per nascondere, cercare di nascondere questo fallimento, è stato dirottato verso un altro obiettivo. E poi anche il frutto questo della cecità, della voluta, eh, della, voluta della cecità occidentale, cioè del chiudere gli occhi e, e mettere la mano al portafoglio, di fronte alla, alle questioni medio orientali, vicino orientali, che sono sempre state eh, trattate dall'occidente come un problema di ordine pubblico, mentre invece c'è un problema sociale, un problema sociale che con contempla eh, questo macrotema, l'indipendenza del popolo palestinese e il suo diritto ad avere una patria, un diritto continuamente negato. Ci sono 5 o 6 risoluzioni dell'ONU che dicono che i, i, I palestinesi hanno diritto a uno Stato, a una patria e eh, a, a, alla loro terra. E queste risoluzioni dell'ONU sono sempre state ignorate da Israele. Punto. L'Occidente ha trattato. Il mondo eh, arabo-musulmano, il mondo musulmano non è solo arabo, gli iraniani e i turchi non, non sono arabi, però fanno parte del mondo musulmano, pur essendo gli iraniani in maggioranza sciiti e i, i turchi in maggioranza sunniti, ma io penso che di fronte a questo tipo di attacco eh, a Gaza, eccetera, anche eh, sunniti e sciiti. Eh, metteranno un po' da parte forse le loro ataviche divisioni eh, interne, tant'è vero che l'Iran che è sciita eh, sostiene eh, la resistenza palestinese che in questo momento è egemonizzata da un partito eh, musulmano sunnita come Hamas e, e la Turchia pure, la Turchia forse anche di più eh, come dicevo prima, però eh, detto questo eh, il, il, la questione nel, nel, nel mondo la questione politica, geopolitica nel mondo eh, musulmano è sempre stata trattata in questo modo, ma per capire bene queste situazioni, a mio parere, bisogna fare una digressione ancora nel passato. E, e 2006 e 1991, due date importanti. Quando Hamas ha vinto le elezioni, eh, questo partito Hamas, un partito eh, espressione della fratellanza musulmana, un partito dell'Islam politico, vince le elezioni. In, in Palestina per il rinnovo del Parlamento, quelle elezioni di fatto vengono quasi invalidate perché aveva vinto il candidato sbagliato e vengono i, i, invalidate dal mondo occidentale che non vuole un governo di Hamas. E poi scoppia tra il 2006, 2006 e il 2007 una guerra civile tra palestinesi, tra Al-Fatah e Hamas, che porta Hamas al governo della striscia di Gaza. 1991, Algeria un paese laico, egemonizzato fino a quel momento da un partito laico, il Fronte di Liberazione Nazionale, ebbene in Algeria nel 1991 vincono le elezioni gli islamisti con una base elettorale amplissima, più del 50%, vince il FIS, Front Islamique de Salut, Fronte di Salvezza Islamico, un partito eh, islamista radicale che vince democraticamente le elezioni, sull'onda di, eh, di una protesta popolare molto forte, che arriva dalla casba di Algeri, eh, egemonizzata, guidata dai giovani disoccupati di Algeri, che votano per il FIS, giovani religiosi anche, che hanno visto nella religione, un, eh, possiamo dire, una, eh, uno strumento di emancipazione sociale, e poi un'alternativa radicale rispetto al fronte di liberazione nazionale, che vedevano ormai come un partito di elite. Ebbene, cosa succede dopo la vittoria del FIS? l'esercito algerino interviene, fa un colpo di stato, scioglie il FIS e comincia una guerra civile sanguinosissima, una delle guerre civili più sanguinose della storia recente, che dura dal 1991 al 1998 e dissangua letteralmente l'Algeria, fa precipitare l'Algeria in un bagno di sangue. Ecco, eh, da quel momento in, in poi noi capiamo che le questioni politiche, sociali, che eh, affliggono, divampano nel, nel mondo eh, vicino orientale, medio orientale, vengono trattate dall'elite al potere e dai loro alleati occidentali come questione di ordine pubblico, ma come un partito vince col 55% dei voti alle elezioni, tu fai un colpo di stato, lo metti fuori legge e pretendi che tutto funzioni come prima. È chiaro che poi ci saranno delle ripercussioni eh, anche violente, molto forti in quel paese, come è stato in Algeria. E poi bisogna passare. Se abbiamo tempo, poi un giorno ne parliamo, a tutta la gestione occidentale, non solo occidentale, interna occidentale, delle cosiddette primavere arabe in Egitto, in Tunisia, soprattutto in Egitto. Cosa è successo in Egitto? In Egitto anche nel 2013 c'è stato un colpo di Stato. Guidato questa volta dall'Arabia Saudita, in opposizione ai fratelli musulmani, perché i fratelli musulmani e l'Arabia Saudita sono i ferri corti, che ha messo il potere un governo laico dopo che le elezioni nel 2012 erano state vinte non per la prima volta in Egitto, da un partito musulmano, anche lì espressione della fratellanza musulmana egiziana, quello di Muhammad Morsi, che chiamava Libertà e Giustizia. Ecco, tutte queste vicende purtroppo vengono trattate con estremo sensazionalismo dal mainstream, che è lì solo per fare eh, così, per cercare di fare qualche telespettatore in più o di trattenere qualche telespettatore che sta per, no, in, in, in uscita, no, per cercare di tenere un po' la, in piedi la, la, la barca, tenere un po' la barca a galla. Però sono questioni importantissime. Se si va a capire questo tipo di... Ehm, dinamiche, se si va a sviscerare questo tipo di dinamiche nel loro profondo, partendo da questi dati fondamentali, Algeria 1991, intif, prima intifada, eh, primavere arabe cosiddette, poi non sono, è un nome questo cognato al Dipartimento di Stato americano, per cui sono nuovamente cliché appioppati a movimenti di protesta, di dissenso, che hanno tutt'altro tipo di, di natura e di, e di vocazione, ma che vengono poi strumentalizzati e manipolati ad hoc. Ecco, partendo da questo tipo di. e anche ingigantiti eh, per, per molte specie, partendo da questo tipo di ragionamento a arrivare all'oggi e poi anche capire perché gli Stati Uniti hanno fatto sempre guerre a tutti i paesi laici e socialisti di quell'area, no? dicono gli Stati Uniti che noi combattiamo il terrorismo islamista e poi fanno guerra a chi il terrorismo islamista li combatte, cioè i paesi laici e socialisti di quell'area sia nel cosa maghreb, loro, il terrorismo? India, certo infatti sia nel Maghreb. Libia, che eh, nel vicino Oriente, Siria, Iraq, paesi laici destabilizzati dagli Stati Uniti, che dicono di voler combattere il terrorismo e paesi che combattevano, la Siria lo fa ancora, il terrorismo e lo combattevano eh, in maniera decisa e che avevano costituzioni totalmente laiche. Però, che particolarità avevano questi paesi? Erano alternativi dal punto di vista geopolitico al nuovo ordine mondiale, sia l'Iraq che la Siria, che lo è ancora, che la Libia, che purtroppo era debole e per cui è stata destabilizzata facilmente. il video dei combattenti Hezbollah a Gerusalemme, armati che giurano vendetta su Israele. <Piedevo> وان الله على نصرهم لقدير، صدق الله العظيم، الله اكبر زلزلت وعلى الاعادي زمجرت، الله اكبر كلما سكب الشباب لها الدماء، علمتنا امهاتنا كيف نبتسم، وعلمتنا السرايا كيف ننتقم، الجهاد قلب نابض والسرايا سلاح صامد، بسم الله Il partito Hezbollah, che significa letteralmente partito di Dio, Hezbollah, eh, è riuscito nel 2006, ecco un'altra data fondamentale, a sconfiggere Israele in quella che è stata definita la guerra dei 33 giorni. Hezbollah ha preso coscienza della sua forza politica, Hezbollah è, è molto eh, appoggiato dall'Iran, no? è stato anche finanziato e creato dai servizi segreti eh, iraniani negli anni, negli anni 80 è espressione è stato espressione della comunità resistente sciita eh, libanese eh, e poi è diventato un partito eh, nazionale oggi Hezbollah è un partito che ha all'interno anche dei laici eccetera è un partito che si è prettamente istituzionalizzato pur Conservando, è entrato, anche a parte, è entrato anche a far parte del governo libanese, però ha conservato questa ala militare eh, della resistenza che eh, com ha combattuto nel 2006 contro eh, Israele e ha vinto. Hezbollah dice: Noi scioglieremo il nostro esercito solo quando l'occupazione israeliana del Libano sarà terminata. Perché dice: no, Ma come occupazione? Quale, quale occupazione? Certo. In, in Libano Israele occupa ancora un una porzione di territorio, le fattorie di Sheba, che sono eh, molto importanti perché sono una fondamentale risorsa idrica per il Libano, sono ricche d'acqua e invece sono, attualmente sono occupate da israelici cioè, quando Israele eh, che nel 2000 si era ritirato dal Libano eccetera, si ritirerà completamente cioè lascerà anche eh, le eh, fattorie di Sheba noi scioglieremo il nostro esercito per ora non, questo non è avvenuto per cui l'esercito lo teniamo e nel 2006 ehm, il Libano cioè il Libano sì, Hezbollah non è il Libano è, è il più forte esercito libanese perché in Libano ci sono più eserciti Hezbollah, proprio per la confessionalizzazione di cui parlavo prima, Hezbollah ha sconfitto Israele, per cui da lì anche queste forze politico-militari vicino-orientali hanno preso coscienza e si hanno detto, ma cavolo, allora non siamo più quello che eravamo pochi anni fa, cioè non è che Israele oggi è, è invincibile, è più invincibile, noi possiamo sconfiggerlo. Cioè, e nel 2006 eh, Hezbollah ha sconfitto Israele utilizzando sistemi d'arma che gli israeliani stessi non conoscevano. Per cui significa che è un esercito particolarmente avanzato. Hezbollah ha combattuto anche nella guerra siriana, dalla parte di Assad, dalla parte del legittimo governo siriano, laico, partito islamico Hezbollah, però non islamista, partito che combatte a fianco della resistenza laica in Siria contro Al Qaeda, contro i fondamentalisti finanziati dall'Occidente, per dirne una, no? contro i contras, i mercenari. Eh, finanziati dall'Occidente che invece erano estremisti, perché Hezbollah non è un partito estremista religioso, assolutamente. E poi eh, è un'organizzazione un che oggi eh, potrebbe, anche se, eh, che comunque fa un'azione un deterrente, perché Hezbollah dice se Israele invade Gaza, noi interveniamo, in questo senso si è posto come un, una sorta di deterrente nei confronti di un'ulteriore escalation del conflitto. Ed Hezbollah ha un esercito, come dicevo prima, ben armato, ben addestrato, di 100.000 uomini, che non va assolutamente sottovalutato. Infatti Israele non lo sottovaluta perché le ha già prese nel 2006 eh, da, da Hezbollah. E comunque un altro, un altro scenario importante, quello libanese, che di fatto completa, integra, eh, arricchisce ancora di più questo mosaico già estremamente complesso ma per molti aspetti estremamente interessante in tutta la sua eh, estrema drammaticità eh, di questo Medio Oriente eh, così bistrattato, così frainteso e così banalizzato eh, da quella che è la pubblicistica mainstream di questo paese e non solo. Prima parlavi Paolo dei media che cercano gli ascolti a tutti i costi. In realtà ci siamo accorti negli ultimi anni che loro vogliono la manipolazione totale dell'opinione pubblica. È quello il loro fine massimo ed è molto più pesante. Ti mostro questa notizia che si collega perfettamente. Il capo dell'intelligence militare di Israele, la prendiamo dall'ANSA, ammette, ho fallito, non ho saputo dare preavviso per l'attacco terroristico di Hamas. L'intelligence sotto il mio comando ha fallito e non ha dato un preavviso dell'attacco terroristico di Hamas. Non siamo stati all'altezza della nostra missione più importante. Come capo dell'intelligence mi assumo piena responsabilità, lo ha affermato il capo dell'intelligence militare, il generale Aaron Haliva In futuro indagheremo a fondo. Ora tutti i nostri occhi sono puntati su un'unica missione passare alla guerra e vincere. Anche il capo di Stato Maggiore, il generale Herzia Levi, ed il capo dello Shin Bet, Sicurazione Interna, Ronen Bar, hanno ammesso di aver fallito e di non aver saputo prevenire l'attacco. E adesso chiederei ai nostri amici israeliani tutti i soldi che probabilmente verseranno anche loro con le loro tasse, vanno ovviamente anche a questi potenti intelligence, se sono contenti, non so, si stava mangiando un panino con la mortadella, cioè cos'è accaduto? A me sembra che insomma, va bene una volta, va bene due volte, va bene tre volte, per carità non parliamo di Israele ma parliamo degli Stati Uniti, però per esempio l'11 settembre per l'Arbor mi sembra che sia sempre la stessa minestra. È interessante notare questo, eh, ci sono molteplici eh, analisi che, eh, anche da parte di importanti osservatori di politica internazionale che dicono sì, una porta è stata lasciata socchiusa Forse, volutamente, come è accaduto in passato nei, negli episodi determinanti per l'innesco delle guerre, come tu hai citato per l'Arbor 11 settembre, eccetera. E questa è un'ipotesi un suggestiva, e che non deve essere assolutamente scartata come eh, mezzo di confronto per poter giungere a una sintesi. Però io ne aggiungo un'altra se è possibile. C'è una un estremo e eh, immotivato ormai, non giustificato eh, e sbagliato, per, un senso di superiorità, una percezione di superiorità mh, che ormai è stata persa da parte dell'Occidente, che mh, induce anche a commettere queste leggerezze, perché se tu ti senti estremamente superiore e invincibile e ti continui ad autodescrivere come tale, fai la continua autoapologia di te stesso, ti, ti descrivi come superiore tecnologicamente, militarmente, da, politicamente, moralmente rispetto a tutti gli altri che ti circondano, poi inevitabilmente puoi anche andare incontro al rischio di commettere una leggerezza estrema che ti viene appunto dal tuo senso di superiorità che non esiste, che è solo nella tua mente, nella tua immaginazione. I rapporti di forza a livello internazionale stanno radicalmente cambiando. L'Occidente e i suoi alleati non hanno più quella superiorità che esiste ormai solo più nella loro mente, nelle, nel, nei loro sogni, ma nella realtà, così come i media occidentali eh, parlano, sono un'orchestra che suona di fronte a una platea vuota, come diceva un famoso geografo francese Christophe Guilly, ecco, gli stessi apparati militari occidentali sono così, ma perché in Ucraina lo, la controffensiva è totalmente fallita ed è fallita nonostante le armi fornite dalla NATO che erano state presentate eh, dai media occidentali come una sorta di game changer, no? di eh, pallottola d'argento che sarebbe stata determinante nella sconfitta russa e non è stato così. Queste armi occidentali così sofisticate e così invincibili nella narrazione dominante eh, nei, nel mainstream non sono state né sofisticate né invincibili nella prassi e la controffensiva è stata un insuccesso nonostante fosse stata presentata come, cito le parole testuali di uno dei più importanti giornali italiani, come un successo assicurato e invece è stato un fallimento assicurato. E così accade anche in altri scenari perché l'Occidente che... che ne dica e che, che ne voglia, ha perso completamente questa sua superiorità e oggi deve fare i conti con degli attori geopolitici che sono perlomeno capaci di eh, reggere il confronto e un domani, chissà, di eh, vincere anche questo confronto. E di portare il, 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 il confronto, e questo è una, uno scenario che non vedo così realizzabile nei prossimi anni, portare il confronto all'interno dell'Occidente stesso. Passiamo all'ultimo argomento, Paolo, che è il rincaro delle bollette. E quella sei un po' una costante: ogni volta che c'è una crisi, bam, più 10, più 20% come scusa. Ovviamente, non è dovuto solo da quello, e lo stiamo capendo bene. Ti mostro la notizia, lo prendiamo al fatto quotidiano. Forte rincaro per le bollette elettriche dei prossimi tre mesi. Più 18,6%. Mercato non ha ancora trovato un equilibrio. Secondo me invece hanno trovato perfettamente l'equilibrio tra di loro, hanno fatto un grande cartello e ce lo stanno mettendo in quel posto, come tutte le altre multinazionali, eh, nulla da dire. Commento veloce sono, Paolo? Perché sono, posso perfettamente, sono perfettamente d'accordo. Sono perfettamente d'accordo con quello che dici. Guarda, il commento veloce è un. Non ho altro da aggiungere, perché quello che hai detto è stato eh, sintetico, cioè eh, ha raggiunto l'obiettivo, è stato efficace, ma anche conciso e, e spiega tutto quello che eh, si deve dire su, queste, su questi temi. La questione delle sanzioni alla Russia è stata proprio. L'effetto voluto, l'effetto cercato era questo, poi l'ha raggiunto solo a metà, ma l'effetto era, era duplice: no? affondare la Russia e eh, fare cartello in Occidente con le forniture di gas e, e, ed energetiche provenienti solo dagli Stati Uniti e dai paesi loro alleati. Bene, la prima ipotesi è fallita, la Russia non solo non è affondata, ma è cresciuta l'anno scorso dal punto di vista economico più di eh, Francia e Germania. Però il cartello si è fatto e infatti l'abbiamo visto sull'aumento eh, sull dell'inflazione, l'abbiamo visto in quello. Diamo il benvenuto a Sabrina Mancuso. Ciao Sabri, come stai? Ciao, grazie per l'invito, bene, grazie. Ciao Paolo. Ciao Sabrina, buongiorno. Io e te, Paolo, saremo domenica 29 ottobre a Torino. Vorrei un tuo commento sull'evento, eh, grazie per darci una mano. Intanto, io e Sabri io e te ci conosciamo da un po' di tempo. Sei una grande rivoluzionaria, tra di nostri. Com'è la situazione a Torino attualmente? Eh, grazie, sono contenta di poterti aiutare. Voi siete sempre molto autosufficienti, quindi abbiamo giusto dato una mano in quello che potevamo. Beh, Torino ha, ha tantissimi gruppi. E ognuno fa il suo. Secondo me, come si parla spesso di unione, è un po' difficile trovarla perché ognuno ha le sue idee, ognuno organizza a modo suo e tutto serve, ecco, tutto serve per incontrarsi, tutto serve per, insomma, stare sempre allerta perché ce n'è sempre una nuova ogni giorno e quindi cerchiamo di tenere, insomma, unite più persone possibili e cercare di non farle sentire sole. Cosa ne pensi della nuova crisi, Sabrina? Sei preoccupata da imprenditrice? Eh, sì, sono preoccupata perché comunque, nonostante noi lavoriamo, abbiamo sempre lavorato, però abbiamo dipendenti che comunque fanno fatica perché è tutto aumentato, è tutto difficile. Eh, non so dove andremo a parare. Speriamo insomma che eh, le persone si sveglino. Eh, più, più che questo non, non possiamo sperare, perché comunque la situazione è sempre più difficile. Perché non siamo mai riuscito, secondo te, a fare un fronte comune tra gli imprenditori italiani per fronteggiare la crisi? Perché ognuno ha i suoi inazione, sei... il Green Pass. Sì, sì. Ognuno ha i suoi interessi, secondo me, e ognuno ha paura di perdere quel poco che ha. Eh, noi da, da imprenditori con dipendenti, dall'inizio, abbiamo sempre dato libertà ai ragazzi di scegliere cosa. Insomma, cosa volessero? Cioè chi è andato e chi non è andato? Quello che ti posso dire è che su tanti dipendenti, avendo dato possibilità di scelta, oltre la metà eh, non, si è, non si è vaccinata. Quindi io penso che l'obbligo sia stato eh, purtroppo fondamentale, scusate, fondamentale per, eh, insomma, per andare verso un numero sempre crescendo di, di persone che so, sono state obbligate a vaccinarsi, se no, altrimenti secondo me non sarebbero andate. L'imprenditore ha avuto un ruolo fondamentale in questo. Un tuo commento sulle parole di Sabrina. Allora, io volevo ringraziare pubblicamente Sabrina, che conosco, che ho il piacere di conoscere, eh, per l'impegno che sta in, svolgendo e per tutta la fatica profusa, ma anche per gli ottimi risultati ottenuti. E, ho fatto delle manifestazioni a cui di cui lei è stata tra gli organizzatori, organizzatrice, e ho avuto il piacere di potervi partecipare. E sono stati dei momenti davvero eh, importanti di comunità e, e anche di resistenza e, e anche di approfondimento. Io direi comunità, resistenza, approfondimento. e approfondimento. Penso che si debba proseguire su questa strada. È molto importante, molto importante esserci, molto importante far sentire eh, la nostra voce, il nostro punto di vista e soprattutto potersi incontrare tra di noi e ampliare anche la nostra, eh, il nostro bacino di utenza la nostra rete la nostra comunità credo che anzi sono sicuro che sabrina lavora in questo senso e per cui da parte mia eh, un plauso un ringraziamento eh, un, un abbraccio per quello che, che sta facendo e per quello che ha fatto e per quello che farà ancora perché sono sicuro che eh, L'impegno produrrà risultati sempre più eh, importanti, così come in passato ne ha prodotti, ne produrrà ancora di più importanti. Cosa per possiamo grazie. fare di più Sabrina, secondo te? Secondo me la comunicazione è la cosa più importante. Eh, io ho notato proprio nell'ultimo nell evento, soprattutto che abbiamo organizzato a Torino con il nostro gruppo Agora di Cassandra. Eh, ho notato proprio che eh, ci sono tante persone che non hanno mai partecipato ad eventi, che comunque si stanno risvegliando, ce ne sono veramente tanti che a loro volta comunicano ai loro conoscenti. E quindi secondo me non bisogna demordere, non bisogna demoralizzarsi. Eh, è normale che questo è un risveglio comunque eh, lungo, non, non pensiamo che in un anno, in un mese, in un giorno tutto si possa risolvere, perché questo è impossibile. Eh, però secondo me è utile, è utile far sentire proprio la nostra voce e far capire alla gente che ci sono comunque, c'è cioè un discorso comunque anche diverso rispetto a quello che ascoltano in televisione, anche se comunque dai miei contatti, tantissimi la televisione non l'accendono neanche più. Quindi io credo che questo sia l'obiettivo: eh, cercare di eh, portare alla conoscenza più persone possibili. Sabri, grazie mille. Ci vediamo grazie. domenica 29 posso... ottobre alle 16 grazie. al Teatro dei Casellette. l'onore di abbracciare te, anche Paolo, con Giorgio Bianchi grazie. e tutti gli altri. Grazie, posso ragazzi. Chiederti, posso chiederti sì. solo un'ultima cosa? Volevo solo ehm, comunicare a chi vuole partecipare che il 4 novembre saremo a Torino, al Teatro di Via Sospello con Silver Nervuti, Andrea Tosatto e Fusillo. Per chi vuole partecipare, insomma, eh, saremo lì. Grazie grande evento mi raccomando grazie. Paolo Sabri Leoni Un saluto. ci vediamo domani mattina alle 8 perché stasera siamo all'evento di Padova che è al completo quindi mi raccomando ragazzi se avete già prenotato mi dispiace non venite ciao a tutti e forza Leoni grazie ragazzi grazie ancora hey.